collaborazione con il gruppo medico d'archivio ci ritroviamo a un'altra puntata di Dr. J e torna a trovarci un ospite davvero illustre, con noi il professor Achille Lococo per raccontarci ancora questo immenso mondo legato al polmone. Questa sera però parleremo in modo specifico della chirurgia legata al robot, perché insomma la tecnologia va avanti fortunatamente, però prima di entrare nello specifico a parlare delle operazioni fatte grazie alla precisione del robot, caro professor Lococo, buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie. Volevo ricordare di questo congresso nazionale molto molto interessante legato alla chirurgia toracica e sul nodulo polmonare che avete fatto, lei ha organizzato il 9, 10, 11 dicembre scorso, quindi sì, insomma qualche sì, mese fa, e sì, so di un congresso che è andato davvero benissimo. Sì, sì, questo era il congresso della nostra Società Italiana di Chirurgia Toracica, monotematico su questo problema del nodulo polmonare solitario, che è una problematica per noi estremamente importante, per noi, per i malati soprattutto, perché è sempre più diffusa la situazione in cui, facendo un attacco magari per altri motivi, si trovano questi piccoli noduli al polmone e quindi comincia l'angoscia. Ma che cos'è? Cosa non è? È benigno? È maligno? Esatto. Cosa bisogna fare? Tant'è vero che proprio in questo congresso mi è stata data la possibilità, l'incarico di costituire un gruppo di studio. Mm-hmm. Sono il responsabile scientifico di questo gruppo di studio del nodulo polmonare solitario, che dovrà stilare le sì, linee guida che saranno poi accettate a livello nazionale su quello che deve essere il comportamento di tutti gli specialisti davanti a un nodulo polmonare. Il nodulo polmonare, io ricordo, è quella entità di questo piccolo nodulo che compare nel polmone, fino a 3 cm, noi li definiamo noduli polmonari, e che è la condizione più frequente con cui si manifesta un tumore del polmone. Quindi, e sono quelli i casi in sì, cui poi in realtà c'è la possibilità di fare degli interventi chirurgici che hanno un'altissima probabilità di ottenere la guarigione. Sì. E sono soprattutto interventi chirurgici mini-invasivi, perché quando c'è una condizione come questa, un piccolo nodulo al polmone, si può intervenire con queste tecniche, quelle con i forellini, tanto per sì, capirci. La laparoscopia, ecco, per esempio. Brava, la laparoscopia, toracoscopia, e adesso però più recentemente con il robot, che ci dà ovviamente l'argomento di stasera. Esatto. Che ci dà ovviamente la possibilità di fare degli interventi molto più accurati e anche, diciamo, interventi meno invasivi per il paziente. Ecco, qui vi vedete nelle esatto, slide. Ci sono delle fotografie. Vi ho invitato a fare una visita alla nostra sala operatoria. Noi abbiamo il robot da più di un anno, da circa un anno. Da gennaio di quest'anno abbiamo una macchina nuova, sì, l'XI, che è l'ultimo modello di questo robot Da Vinci, a 4 braccia, noi abbiamo fatto un anno di esperienza con il Da Vinci, con un progetto multidisciplinare di cui io sono il coordinatore a Pescara, che ha riguardato la chirurgia generale, la chirurgia toracica, la chirurgia ginecologica, ma anche l'urologia, l'otorino, gli interventi che si possono fare anche sulla gola attraverso la bocca con il robot via transorale, e anche in chirurgia pediatrica. Molti bambini con situazioni particolari sono stati operati a Pescara con il robot. E io sono come responsabile di questo gruppo, noi abbiamo fatto un progetto che alla fine dell'anno scorso si è concluso con un report definitivo, abbiamo raggiunto gli obiettivi e siamo stati premiati con l'arrivo di questa nuova macchina, di questo robot di ultima generazione, che effettivamente
è un grosso vantaggio rispetto al passato. Un grande passo in avanti. Grande Questo passione. robot dunque si trova a Pescara. Si trova a Pescara, abbiamo cominciato gli interventi dal primo di. Dunque, siamo. Sì, il primo intervento l'ho fatto 15-20 giorni fa, Quindi. con questa nuova macchina. Pensi che, cioè, questa esiste attualmente in funzione, oltre che a Pescara, a Pisa. Ne abbiamo Pisa due in tutta c'è. Italia, Ce ne professore. sono più di due, però attualmente in funzione, gli altri ancora non sono partiti, però ce ne sono nove che sono stati aggiudicati nei vari ospedali, però quelli attualmente funzionanti, c'è cioè uno a Pisa che funziona già da 6 mesi e noi che siamo partiti Da da poco poco. meno di un mese a Pescara, sì. Bisogna assolutamente indottrinare tutti gli altri affinché questa nuova tecnica possa essere forte in Italia, perché insomma in tantissimi hanno Sì, bisogno. sì. Qual è la differenza? Anche se poi potrebbe essere banale come domanda, però vorrei che lei lo spiegasse, la differenza dell'operazione a mano umana e a mano robotica. Sì, allora guardi, in questa slide che stanno facendo vedere c'è stata un'evoluzione della chirurgia verso la mini-invasività. Noi siamo partiti da quei grossi tagli di 30-35 centimetri che Sì, no, esatto, spaccavamo il paziente a metà sulle prevedevano costole, poi no? Si tanti toglieva magari giorni una di costola. degenza, sì. Attraverso delle procedure sempre meno invasive, prima la chirurgia ibrida della mini toracotomia videoassistita, noi tra l'altro nel 2003 abbiamo proposto una tecnica originale a Pescara che è stata poi anche pubblicizzata molto in Italia e ha avuto anche un certo favore, fino poi alla VATS, che è la sorella della laparoscopia, tanto Sì, per sì. intenderci, e adesso la robotica. Qual è il vantaggio del robot rispetto alle altre procedure chirurgiche? Sono vantaggi e Perché svantaggi. ci sono delle persone magari potrebbero essere anche Allora, spaventate, le no? dico Dico, subito qual è lo oddio, svantaggio. il robot. Bene, parliamo subito delle cose Lo brutte, dai. svantaggio, sicuramente lo svantaggio è di tipo economico, perché ancora oggi la chirurgia robotica ha dei costi più elevati. Però questo non credo che debba giustificare, quantomeno, sì, gli amministratori sì, ma noi medici no, noi dobbiamo pensare al paziente, dobbiamo cercare di dare il meglio, quindi io credo che sia una posizione più illuminata quella del medico, del chirurgo, pensare prima a quelli che possono essere i vantaggi per un paziente e forse molto meno a quelli che sono gli aspetti economici, anche se però dobbiamo anche fare i conti con questo. Il robot ha questo vantaggio. Innanzitutto ha il vantaggio di poter avere una visione tridimensionale del campo operatorio, e cioè noi attraverso il robot riusciamo a vedere, se è vista nell'immagine là della console dove si opera, attraverso il robot noi possiamo avere una visione tridimensionale che è identica alla visione che noi abbiamo quando facciamo la chirurgia a torace aperto. Mentre invece quando noi operiamo in laparoscopia o in toracoscopia, tanto per intenderci, abbiamo una visione come quella di chi ci sta guardando Sì, oggi. quindi So, pianta, piatta, eh? brava, Non riusciamo a piatta, guardare non riusciamo a dietro. vedere la profondità. Ecco, vedete, nella console si vede, il chirurgo mette la testa dentro alla Sì. console e dentro, guardi, c'è una visione tridimensionale con tutte le profondità che ci permette di fare dei movimenti molto più precisi, perché una cosa è vedere un'immagine piatta come è quella che stanno vedendo i nostri telespettatori Sì, adesso, e sì. Ha altra cosa è vedere, no, più ha più dimensioni, dimensione la sì. profondità. È chiaro che l'atto chirurgico è molto più Si preciso. riesce anche ad essere molto più precisi della mano Certo, umana che magari a volte trema o no. assolutamente sì, perché il robot praticamente toglie completamente i tremori della mano del È una chirurgo. cosa Magari naturale. non tutti i chirurghi, ma ce ne sono E vabbè. che hanno magari anche problematiche di tremori alle mani, quindi anche questo viene corretto perfettamente. Non solo. Il movimento può essere demoltiplicato, per cui se io faccio un gesto che ha una certa velocità e posso ridurre come facessi la moviola, Sì, no? Questo movimento, è chiaro che il mio movimento sarà molto più preciso, quindi calibrato, certo. meno
meno rischi, meno sanguinamenti sul campo operatorio, precisione nell'atto chirurgico. Poi c'è un vantaggio enorme che è legato al fatto che questi strumenti chirurgici hanno, diciamo, la possibilità di avere dei gradi di libertà sullo snodo distale come fosse il polso della mano. O forse anche di più. Cioè, sette gradi di libertà e sono identici a quelli del polso della mano. Allora, se io vado in laparoscopia, sì, lo strumento può fare questo e questo, sì, e si ferma lì. Se invece vado col robot, lo strumento all'interno, lo strumento chirurgico, si muove come proprio il polso della mia mano. Allora io riesco ad entrare in un anfratto, in campi molto molto ristretti, limitati, con una visione tridimensionale del campo operatorio, con degli strumenti chirurgici che hanno annullato completamente il tremore, il che fanno dei movimenti estremamente precisi e in tutte le direzioni i sette gradi di libertà, sì, che c'ha il polso. E da qui ne deriva che possiamo fare ovviamente degli interventi molto meno invasivi, con meno dolore per il paziente, meno complicanze, una degenza molto più breve, sì, molti interventi che si fanno ovviamente facendo solo quei tre forellini tipici della toracoscopia, della laparoscopia, e con tutti questi vantaggi. Il futuro pare sia dunque l'operazione tramite robot, prima ce l'accennava, addirittura per le operazioni per i bambini, così come per altre situazioni legate anche ad altri settori, quindi stiamo andando avanti in questo senso. Allora guardi, qui c'è è anche un discorso, diciamo, di investimento per il futuro, cioè nel senso che noi siamo convinti, ma non solo noi, ormai la comunità scientifica sta andando in questa direzione, che l'innovazione tecnologica e quindi la chirurgia robotica è il futuro della chirurgia. È evidente che noi dobbiamo formare i giovani chirurghi a questa chirurgia, che probabilmente tra 10 anni sarà diffusa in tutte le sale operatorie di tutti gli ospedali del nostro paese. Quindi un giovane che parte a fare già da subito queste esperienze e che ha la possibilità quindi di formarsi, tra 10 anni avrà un background tale per cui sicuramente staremo avanti. Se invece, come è successo in passato per la chirurgia laparoscopica a cui faceva riferimento lei, sì, cioè chi è partito molto prima, negli anni 90, e quindi quando si è diffusa si è trovato molto avvantaggiato, e chi invece è partito in ritardo tempo, o non è mai partito, certo, e si è trovato fuori dal mercato, sì, ha capito? Quindi bisogna avere anche la capacità di anticipare i tempi, di investire per il futuro. Quindi questo è quello che noi stiamo cercando di fare e stiamo realizzando a Pescara con questo progetto multidisciplinare. Come scegliete i trattamenti o perlomeno le operazioni da fare con il robot e le altre ancora da portare avanti a mano? Brava. Allora, no, perché giustissimo, visti i costi, professore. Esatto. Allora, io come responsabile del progetto ho fatto ho stilato un elenco di quelle che sono le procedure chirurgiche per tutte le specialità che hanno un rapporto tra la complessità dell'intervento chirurgico, il DRG, che sarebbe la tariffa del rimborso del Servizio Sanitario Nazionale, che sia adeguatamente remunerativo, e i vantaggi per il paziente a fare questo intervento con robot. Abbiamo identificato 36 procedure in tutto il ventaglio delle chirurgie specialistiche che sono, considerate per noi il gold standard. Cioè è inutile che noi operiamo, fare, non so, l'asportazione della colecisti con il robot, che si può banalmente fare anche in laparoscopia senza grossi problemi, a scomodare 10 minuti, un quarto, certo, d'ora, e non ci sarebbe nessun, certo, vantaggio rispetto a farla con robot, ci sarebbe solo lo svantaggio di spendere molto di più. Ma ci sono invece interventi molto più complessi, sì, penso alla prostata, alla possibilità di preservare
la funzione sessuale nei pazienti che fanno la chirurgia con robot, come ormai è ben conosciuto. E penso a interventi sul polmone che, fatti con robot, ci permettono di evitare completamente grossi tagli, sì, che invece si dovrebbero fare se, non so, per esempio le timettomie, l'asportazione dei tumori del timo e quant'altro. Quindi, cioè, questo è stato un primo criterio, stabilire interventi di una certa complessità che erano remunerativi da un punto di vista del rimborso, diciamo così, anche se virtuale, del sistema sanitario, e la complessità dell'intervento. E poi, diciamo anche ottimizzare la spesa, perché più il robot viene utilizzato e più si abbattono i costi. Allora, io non posso avere in un ospedale un robot che usa solo un chirurgo, sì, magari l'urologo, magari solo il ginecologo, solo il chirurgo toracico. È un investimento che è valido se viene usato da tutti. E sì, allora, beh, la macchina funziona sempre, come è evidente, è no? E si abbattono i costi. Quindi sì, adesso è importante fare la formazione a questo punto. Per noi abbiamo fatto un anno di formazione. Io ho chiesto a tutti i colleghi delle diverse discipline chirurgiche di individuare delle equipe di 3 chirurghi che avessero meno di 45 anni. Perché noi non possiamo investire in un chirurgo che già ha superato questa età, esatto, perché il percorso è stato diverso, sarebbe difficilissimo. Ma è giusto così. E se non ci pensa chi ha un po' più di anni a creare queste condizioni, io penso che davvero noi non andremo mai avanti. Quindi, sono d'accordo. Con la collaborazione col direttore generale, che ha avuto una visione molto illuminata da questo punto di vista, io l'ho spinto molto su questo, abbiamo scelto delle equipe fatte tutte quante da giovanissimi chirurghi, tra l'altro i giovani chirurghi hanno anche molto entusiasmo, sono partiti anche con una intensa attività scientifica, abbiamo fatto anche degli studi di sostenibilità economica, perché tutte le procedure sono state catalogate, gli investimenti, i costi e quant'altro. Quindi alla fine dell'anno, appena scorso dicembre, è stato fatto un report annuale. In particolare il 19 dicembre abbiamo organizzato una riunione, un convegno, abbiamo presentato questi risultati che sono stati estremamente, diciamo, incoraggianti, e quindi adesso siamo entrati a regime. Abbiamo superato la fase dell'addestramento. Sa, addestrare un chirurgo alla chirurgia robotica richiede un certo tempo, insomma, non è una cosa semplicissima, perché bisogna prima partire da quelle che sono le simulazioni su modelli di dry lab all'interno della sala operatoria, quindi con questi piccoli giochi con le palline, con mettere i punti, sì, le cose. E poi, solo poi, più avanti, si può cominciare a lavorare sul paziente. Quindi, però, guardi, davvero, cioè, alla fine il risultato è talmente importante e incoraggiante che tutti gli sforzi ne valgono la pena. Sì, sì, sicuramente. Chiaramente a casa ci stanno seguendo in tanti, e in tanti possono prendere, perché noi, in considerazione, non so, vista una imminente operazione o un'operazione da fare magari nel giro di un anno, 6 mesi, perché c'è anche chi ha programmato queste operazioni, magari vuole mettere in campo l'idea di venire a Pescara utilizzando il robot. Ma si può fare? Cioè, spieghiamolo anche ai nostri amici a casa. Sì. Non so, ci questo, stanno guardando da Fermo, da Macerata, lei, da Rimini. Lei mi ha detto... Ci può stare? Lei ha fatto un'osservazione giustissima. È un po' quello che hanno realizzato a Pisa. Per noi Pisa è... In generale, Pisa per la robotica è un centro di riferimento pilota nazionale e anche europeo. Sì. Lei pensi che a Pisa ci sta tutto un blocco operatorio, ci sono 3 robot che funzionano tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
si fanno migliaia e migliaia di interventi di chirurgia robotica, c'è del personale dedicato, anestesisti, personale di sala operatoria dedicato, è davvero un progetto molto ambizioso. La responsabile di questo progetto è un chirurgo toracico, una donna, si chiama Franca Melfi, bravissima, davvero antesignana, cioè quella che è davvero... si può dire progetto. Sicuramente che in Italia ha creato lei la chirurgia robotica toracica ed è responsabile a Pisa di questo progetto multidisciplinare, un po' quello che sto nel piccolo facendo io a Pescara. Loro hanno creato una situazione per cui anche dagli ospedali della regione, sì, ospedali vicini, che non è che poi tutti potrebbero avere in questo momento accesso, no? Avere un robot anche nei piccoli ospedali, ma dare invece ai chirurghi, quelli più che hanno più motivazioni e anche più capacità, perché ce ne sono tantissimi, di poter andare a operare a Pisa col robot. Noi abbiamo vorremmo adesso raggiungere questo obiettivo, dare la possibilità a tutti i chirurghi d'Abruzzo, sì, ma si può anche studiare delle forme di collaborazione anche con le regioni vicine, dare la possibilità ad altri chirurghi che volessero partecipare, formarsi e poi magari anche operare nella nostra struttura i loro pazienti, dare la possibilità di poterlo fare. Come si deve fare? Intanto io ho organizzato per i prossimi mesi un corso avanzato di chirurgia robotica toracica, dove verranno dei chirurghi già formati. Ci sarà un bando ovviamente di partecipazione a questo master di secondo livello, e dove io darò la possibilità a 4 chirurghi, perché non è possibile formare un numero enorme di... Sì. Darò la possibilità a questi di venire, stare per un mese nella nostra struttura, e in 4 settimane sicuramente creare un'adeguata, diciamo, formazione per poter poi utilizzare, operare, sì, insomma, il robot. Sì. Bene, insomma, cose molto interessanti, soprattutto che ci danno speranza per il futuro, professore. Volevo fare un attimo un riferimento all'argomento trattato la prima volta che ci è venuto a trovare qui a Dottor J. Abbiamo parlato, apro e chiudo parentesi, professore, abbiamo parlato, ahimè, del fumo, che fa malissimo per i nostri polmoni. E vogliamo ricordare che dal 2 febbraio scorso è entrata una legge importante che multa chi, professore? Ah sì sì, multa per esempio chi fuma in macchina con dei minori. Ecco, ricordiamolo. Con delle donne in stato di gravidanza. Cioè, sono delle iniziative sicuramente utili a scoraggiare il più possibile. Come avevamo già allora ricordato, la legge Sirchia del 2009, che ha proibito di fumare nei locali pubblici. Ecco, sono tutte delle situazioni che devono cercare di scoraggiare il più possibile il fumo in presenza di persone che non si possono neanche difendere. Sì, perché poi il fumo, guardi, cioè, il grosso problema è superare la dipendenza dal fumo. Allora, e quindi, come? Cercando di non cominciare a fumare. Cioè, la prima cosa importante sarebbe quella di... non cominciare proprio, perché poi è un problema. Uscirne è un problema perché c'è la dipendenza dalla nicotina, sì, c'è la dipendenza psicologica dal fumo, tutta la gestualità, il vizio. Sai quanti sono abituati, mettono, sì, la mano in tasca, tirano fuori di il pacchetto di sigaretta, lo aprono, prendono dita, la sigaretta, sì, la mettono in bocca, l'accendono. Già fatto questa gestualità, hanno già compensato abbondantemente questo desiderio di... Se invece appena accesa la spegnessero, sarebbe già un grosso risultato, un grosso però purtroppo risultato. Così poi non è.
Comunque ricordiamolo, dal 2 febbraio scorso questa legge insomma è entrata in vigore, quindi attenzione perché potreste essere multati. E mi raccomando, i bambini sono indifesi, quindi hanno bisogno anche delle cure e delle attenzioni di chi sta loro vicino. Professore, io la ringrazio. Mi auguro ci vediamo una prossima volta per un'altra interessantissima chiacchierata qui a Dr. J. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei, buona serata, grazie. Io vi aspetto invece per un'altra puntata di Dr. J, a Super J chiaramente, per giovedì prossimo. Buona serata.